Un saluto a tutti, sono Natrone, bentornati sul mio canale. Continuiamo oggi con Spyro the Dragon, vediamo se... ok, sta registrando, perfetto. Allora, dov'è che eravamo arrivati? Ah sì, i primi... Allora, il livello di casa l'abbiamo portato a termine, così come il paese di terrazze e la palude nebbiosa. Quindi bisogna andare a cercare ora gli altri mondi. Allora, questo era l'ultimo che si è fatto, se non sbaglio. Sì, la palude nebbiosa che l'abbiamo portato a termine. Ecco, quindi bisogna andare a cercare ora gli altri mondi. Qua c'è un bel cinghialotto, così ci prendiamo anche un po' di roba per le vite. Vediamo un po' di qua, tra l'altro non ho più nemmeno sparchi. Ah no, eccola qua. Cosa c'è qua? Tree tube tops. Tree tops. Che tree sta per albero, appunto, e non per tre, perché non c'è l'H. E anche la pronuncia comunque è diversa. E va bene, andiamo. Tanto meno male bisogna farli questi livelli. Ok, tree tops. Che se non sbaglio l'ho visto una volta in un altro gameplay questo livello qua. È un po' difficilotto, se non ricordo male. Perché comunque, allora, 500 tesori, ancora 500 tesori e 3 draghi da liberare. È tosto perché, cioè, mi sembra tutto da usare supercariche, planate e cose di questo tipo qua. Ecco qua. Allora, qua. No. E noi ne andiamo via con calma, giustamente con molta molta calma, tanto non ci corre dietro nessuno. Allora, qua. Allora ci si può andare, ma no, non penso. Qua però sì. Ecco già, si comincia già con i bivi, porca miseria. Vabbè. Se c'è da planare, porca miseria, non ho fatto tempo a saltare. Allora, se c'è da planare, come in questo caso, non plano. Per ora faccio tutte le strade che appunto si collegano, in modo da non perdere, diciamo, l'orientamento, altrimenti diventa un casino e non ci si capisce più niente. Una chiave. Una chiave. Allora, che poi tra l'altro l'ho visto il gameplay di Spyro. Bastardo. Devo rotolare. Dicevo, l'ho visto un bel po' di tempo fa e non mi ricordo nemmeno i livelli, quindi insomma. Questo è verde. Sì, chiamato, preso. Non abbiamo più sparchi se non sbaglio, ragazzi. Faccio una vita. Che male non fa. Allora, uno. A me io ho l'impressione che questo livello c'è roba sopra, però sbaglio. Eh sì. Dicevo, io ho l'impressione che questo livello sia strapieno. È strapieno. No, non c'è nulla. È strapieno di bivi, di cose segrete e quant'altro. Ah, là si usa la supercarica, guardate, per andare di là. E siamo al 64% del gioco, 54 draghi liberati totali e 6.490 tesori totali raccolti. Allora io direi di planare là, liberare il drago, salvare e poi continuare l'esplorazione. Lyle. Salute, Bestione. Spiro! Se vuoi fare un fantastico giro di Treetops, non fermarti a una sola supercarica! Ma
Quindi bisogna usare più supercariche uno di fila all'altro per prendere velocità, almeno questo è quanto ci ha detto il nostro amico. Allora salviamo, facciamo l'11° salvataggio e continuiamo. Allora, ve l'avevo detto che era parecchio, to beh, parecchio tosto, più che altro perché c'è da usare un sacco di cariche, di supercariche, una di fila all'altra, ecco, più che altro per quello un po' è tosto, ma non perché sia un livello, di, o magari è un livello difficile, appunto. Vedete, tipo qua c'è tipo una supercarica. Bisognerà fare un bel po' di rigiri. Io ho paura anche, tra l'altro c'è anche di sotto un casino. Io ho paura anche che tra l'altro in questo episodio non riusciremo nemmeno a finirlo. Ho paura di questo io. Allora, qua ci vuole una supercarica. Allora. Quindi. Via! Olè! E tu muori, ok. Allora, tu sei. Posso anche farti fuori così praticamente. Molto meglio. Qua c'è un'altra vita. Là c'è roba. Oh no, sì, un drago, mamma mia, laggiù in fondo. Sarà un bel labirinto questo livello, mi sa. Là c'è un altro drago, è un casino. Tra l'altro qua non c'è nulla. E allora andiamo di qua. Tipo qua c'è una, perché c'è un supercarico, che succede? Cioè si corre, si corre, si corre, si corre, si corre e si plana. Ma dove? Ah, laggiù in fondo, ok. E facciamolo. Tanto. Mi sa che qua là non c'è nulla. Ok. Me lo ricordavo un bel po' diverso questo livello, ma magari so io che me lo ricordo male, molto probabilmente. Un'altra vita. Mamma mia, quante vite che ci stanno dando veramente un sacco di vite. Ah, qua c'era. No. Ah. So che qua serve la supercarica per farlo fuori, cioè per distruggerlo, perché la chiave non è una cosa a chiave, non va bene questo. Quindi bisognerà secondo me utilizzare, vedete, sa che bisogna riutilizzare la supercarica, venire qua e planando ci si schianta praticamente in questo modo e si distrugge, credo, anche perché non ho. Ok. Ah, qua serve per venire di sopra, quindi c'è qualcosa di sotto, no? Ah, qua si torna a casa. No, non voglio tornare a casa io. Allora mi sa che bisogna andare di qua, almeno non c'è roba qua. E andiamo, che vi devo dire. Ah, ok. Però qua si va di qua. Per andare sopra. Per andare parecchio in alto, sì. Ok, allora. Sopra, vediamo cosa c'è. C'è roba, mamma mia. Allora, c'è roba. Lo sapevo che io quello non lo facevo fuori. Lo immaginavo. Vabbè, siamo già però a 245 gemme. Cioè, insomma, è buono come numero, è buono. Qua c'è un altro di quelli che non si possono.
che bisogna distruggerlo con la supercarica. Vedete che da là penso che si arrivi per farlo fuoco, per distruggerlo, insomma. Di qua si può planare di là, o altrimenti si può tornare indietro e utilizzare la supercarica per andare dall'altra parte, cosa che io farei. A meno poi volendo si può tornare indietro da... No. No. Allora, più che altro ho paura di cascare, quello è il fatto. Però bisogna farlo, purtroppo. No, vedete? Perché... è lontana, secondo me qua c'è bisogno di una doppia supercarica addirittura. Perché mi sa che non basta, riprovo un'altra volta e poi se non lo prende vado a prendere per forza. No, vedete com'è. Però sbaglio io, perché io tengo premuto X, che è praticamente quello per caricare, che sarebbe questo, cosa che non dovrei fare, perché altrimenti non me lo dà buono. No, non ci si fa. Eppure ci deve essere il modo. Riproviamo, tanto bisogna... Oh! No, non ci si fa. O almeno non è... Allora, secondo me è dall'altra parte, però è strano. Vabbè, comunque, andiamo avanti, continuiamo ad esplorare, non ci blocchiamo in questo punto. Da là! Dalla carica, seconda carica, allora si fa, allora forse sì. Forse allora sì. Allora così forse ci si fa. Allora da qua l'unico modo per andare via è qua. Ok. Qua si va in alto. E qua si prosegue. E qua si salta. Ma dove si salta, vorrei sapere io. Forse questo è per un'altra carica. Bah, non lo so, non ci sto capendo nulla, ragazzi, veramente. Dov'è lo sbrigucci che io qua? Quello là, che ci porta sopra. È un po' labirintico questo livello. Adesso va all'inizio del livello, ok, siamo tornati all'inizio. Allora, noi siamo andati di qua. E andiamo di qua a sto punto. Che bisogna planare. Ah sì. No! Cazzo! E si riparte di qui. Però posso andare di qua. Proviamo. C'è un altro drago. Ok, va bene. La direzione è giusta. E c'è anche il tizio con le uova. Però uova non ce n'è. Perché appunto là c'erano le uova. Vedete nei livelli quelli precedenti. Qua non le parte ce l'abbiamo tutte le uova. Quindi magari ci dà vita extra. Isaac. Spiro, se salti alla fine della rampa della supercarica, puoi andare lontano. Non vedo l'ora. Ma lo sapevo già. Vabbè, abbiamo perso una vita, ma tanto poco importa, salviamo. Anzi. Carico. Così. Non abbiamo perso la vita. E praticamente ci andiamo... ci andiamo lo stesso, che tanto così non abbiamo perso una vita, e perché tanto non abbiamo fatto nulla di che praticamente.
Ok, dov'era il coso? Era di qua, mi sa. No. Ah sì. Era qua. Allora, lì vediamolo di nuovo. Non salvo ovviamente perché tanto è inutile. Ok, abbiamo già sentito il dialogo. Ah. Qua c'è una supercarica. Per andare dove? Là. No, basso. Aia, per andare è là. E là penso che continua. Perché se bisogna usare più volte la supercarica, cioè più supercarica di fila. Ah, eccolo là il tizio. Ah. Qua ci sono dei cattivoni. Ok, quindi scendiamo. Ah, eccolo qua, lo scrigno con che serviva la chiave. Vai. Vediamo cosa c'è. Un sacco di gemme. Allora, ora è venuto il momento di salvare, perché a parte là, si può andare di qua. No. Ah, salviamo. Salviamo sempre nello stesso slot, ovviamente, ragazzi, non è che andiamo a salvare un altro, sempre punto 11, salviamo, continuiamo all'esplorazione. Quindi... Ah, bella gemma più boia, 25 che la viola, tanto. Ah, sì, ecco, dov'è che... Guarda un po', che lì è da dove eravamo partiti, se vi ricordate bene, dove io ho provato qua a planare e mi sono schiantato contro qua. Ok, e allora bisogna andare per forza di là, dove eravamo stati prima. No, perché noi siamo scesi da là, da lassù. Quindi, madonna che casino, bisogna usare qua la super carica. Eh sì, vedete, bisognava spaccare qua, continuare, cioè guardate cosa bisogna fare. Secondo me bisognava continuare e basta perché poi c'è il coso. Però, sì, carichiamo. No, ovviamente voglio farlo subito al primo... Cioè, colpo, non voglio stare qui a provarci 800 miliardi di volte, ragazzi. Se vuoi fare una volta sola, facciamolo una volta sola. Facciamo le cose... No, sbaccato. Se vuoi fare una volta sola, perché devo andare a fare 800 miliardi di giri per fare una singola cosa? Oh, eccolo là. Buono. Abbiamo preso? Sì. Ok. Ecco, ora si può continuare. Qua c'è una vita. Siamo a 7. Dai, ti avevo preso. Maledetta la distante, al diavolo vai. Ah, qua è... sì, qua però non funziona. Perché non funziona? Cioè, si va di là, però io volevo andare sopra. Però non va. Quindi bisognerà venire da là, seconda carica, cioè prima carica qua. Qua si torna a casa, ma io non voglio tornare a casa. No, non è la mia intenzione. Devo finire questo livello. Ok. E qua. Allora, qua si torna a casa. E va bene. Qua non si può andare, bisogna quindi per forza tornare indietro. Eh sì. Dai. Torniamo indietro e non so dove bisogna andare, però a meno che... Oh, un secondo però, io non salto e non vado... No, ma non ci si fa, impossibile, sono prestato. No, non ho bisogno per forza tornare
tornare indietro e andare là e andare a fare tutto questo po' di giro. Ma non immaginavo che io era tutto così sto livello, eh. Era un labirinto di salti, super cariche cose. Mamma mia. Qua. Ok. E qua c'era. Se c'era qui, non mi ricordo nemmeno. Ah sì, serviva in fondo e però non c'era nulla perché qua serviva. Non so cosa bisognava fare, quindi bisogna andare di qua. Ah, e siamo a livello. Ho capito, ora mi ricordo dove siamo. Siamo qua all'inizio del livello. Ok. Quindi, devo andare a salvare. Il problema è che è un labirinto questo cavolo di livello. Ok. Qua abbiamo fatto tutto, sì. E qua si saltava. Si planava. Io salvo. Oh. Ok. Quindi salvato, vediamo il minutaggio. 21. Sì, direi che. Ma lo sapevo che tanto. Qua non, là non c'eravamo mica stati, però sì. Mi sa di no, proviamo. Allora, riproviamo. No, bastardo maledetto, che non sei altro di. Qua all'ultimo mi ha fregato. Ah, toh, prendi. Sì che c'eravamo stati. Alla grande se ci siamo stati qua. Vieni qua tu, che mi servi. Qua c'è un'altra vita. E siamo a 8. Ora, abbiamo due possibilità. Ah, no, qua ci sono dei tesori e cose. Allora, qua si va. Ok, sì, perché di là non si va da nessuna parte. L'unica è andare di là. Che poi ci porta di nuovo a quel punto lì che si ricollega con l'inizio del livello e tutto quanto. Insomma, avete capito un po' il rigiro com'è. Ma madonna di. Detto vai, si casca un'altra vita persa. Ah, qui sì, bisogna per forza saltare. E c'è da distruggere quello. Faccio uno strappo alla regola, ragazzi. Io qua risalvo. Perché non ho voglia di fare 200.000 volte il giro per spaccare un cavolo di scrigno. Anche se non si può, lo so perfettamente. Però, ecco. Andava bene. Ma io direi di. Visto che è un po' un fango, ok, arrivo a un salvataggio, salvo tipo ok, comunque se vi ricordate bene i draghi ci hanno detto dovete usare con la supercarica, potete andare ovunque e quindi bisognerà usarla questa supercarica anche di fila per andare un po' ovunque perché ci sono tante zone, cioè siamo a 320 tesori di 500, due draghi liberati su 3, quindi manca roba. Ah no, quello è quello di no, allora bisogna andare di qua. Tipo qua. Allora, torniamo indietro. Allora, qua abbiamo visto che non si va da nessuna parte. O almeno così pare. No, ma io la voglio andare a salvare e finire l'episodio.
perché tanto per ora è inutile continuare quando mi sa che il livello è lunghetto e parecchio parecchio articolato. A 1, 2, poi non c'è nulla, quindi è inutile stare anche a girare. Però là c'è roba. O no? Là sotto. Ci andiamo, che dite? Ci andiamo, dai, andiamoci, andiamoci. Vediamo cosa c'è qua. Ah, nulla. Là c'è il drago. Ah, ho capito allora come arrivarci. Allora, salvo qua, stesso salvataggio. E proviamo a raggiungere il dragonfondo. Se riesco bene, se no si finisce qua l'episodio e basta, e stop. Ci provo, però... No, non ci si fa, infatti. Non ci si fa. Ma perché mi... mi carica subito in basso, non riesco a capire perché mi... fa così. Carica. Ma se io mentre fa la supercarica lo lascio andare, no? Tipo lascio il tasto. Ah no, vedi, non lo prende. Mamma mia, allora riproviamoci di nuovo. No, non ci arriva. Non è il salto giusto da fare per arrivarci. Vabbè, facciamo così, chiudiamo con l'episodio. E poi nel prossimo cercheremo un attimo di risolvere la situation, insomma, di sbloccarla un po', ragazzi. E ci vediamo al prossimo episodio di Spyro the Dragon. Ciao a tutti!